Federica Meneghel. Perfetto. Ti è mancato non avere un uomo in questo viaggio? No. Perché? Sarei stata qua se avessi avuto un uomo. Cioè, cosa avresti fatto? Un'altra vacanza con lui. Perché questa non è una vacanza romantica? Perché? È una vacanza di gruppo. Sì, ma il paese secondo te è un paese romantico o no? Non saprei, no comunque. Non c'è stato un posto che tu dici mi piacerebbe vederlo con? Sì. Quale? Tendenzialmente il mare. I posti di mare tendenzialmente. E uno che ha detto meno male che non sono con uno se non litigheremmo? Nessuno. La pioggia ti ha pesato? Beh, in qualche posto magari sì, tipo Monteverde, abbiamo potuto fare un po' di cose per la pioggia, però vabbè, si sapeva. E senti, il resto del gruppo come ti sei trovata sinceramente? Benissimo. Benissimo con tutti? Alla fine sì. Non c'è una cosa che ha dato fastidio di qualcuno? Sì, ma non importante. Non rilevante. Alla lunga... Alla lunga è andato tutto bene, diresti. Alla lunga benissimo. Torni più contenta di quando sei partita o no? Sono partita contenta, torno contenta. Che poi non torni neanche, perché in fondo... Ci vediamo dopo il Cile, eh? Ciao. Sì. Stefania Tomasini. Senti Stefi, tu hai fatto due vacanze con me di viaggio. È vero. Una senza la Federica e una con. Quale ti è piaciuta di più delle due? Beh, tra il Costa Rica non ne faccio una questione di gruppo. Tra Costa Rica e le Galapagos e l'Ecuador, preferito Ecuador e Galapagos. Nonostante l'assenza della Federica? Nonostante l'assenza della Federica, ma anche perché io in un momento in cui preferivo essere da sola. Ho capito. Però il Costa Rica ti è piaciuto? Molto. Cos'è che ti ricordi come un posto da dire, mamma che bello l'ho visto? Beh, a me è piaciuto Montezuma, perché mi piaceva l'atmosfera, è stato... poi. Forse perché non pensavamo di andarci alla fine, dopo discussioni, ci siamo andati e... Ed è stata una sorpresa, secondo me. Perché è stata una sorpresa anche. Sì. E invece un posto che proprio dici, tagliatelo se potete, evitatelo, qual è? Beh, Monteverde perché non mi ha detto niente, non siamo riusciti a fare nulla, quindi è stata un po' una giornata all'offre. Senti, chi è stato il più simpatico o la più simpatica di tutto il gruppo in questa vacanza? Dovendo dare un voto, uno. Beh, io sai che... Beh, la sorpresa di simpatia per me, perché non la conoscevo, la Elena. E invece come, ovviamente, emotivamente, la faccio. Ciao. Daniele Caneva. Perfetto. Ti è piaciuto il Costa Rica? Molto. Ma tu dici sempre molto. Dimmi perché ti è piaciuto molto. No, voglio ricordarti innanzitutto che l'anno scorso ho detto che Mali mi ha fatto cacare. Quindi non è vero che dico sempre molto. Ti è piaciuto più il Costa Rica del Mali? Sì. Mi è piaciuto più Costa Rica e l'ho considerato un viaggio più semplice e quindi più adatto a questo. Ti sei divertito anche? Sì. Con tutti? Con tutti, sì. Tutti e 16 hanno fatto bene a venire o c'era qualcuno che se non veniva era uguale? Tutti e 16 hanno fatto benissimo a venire e anzi, trovati a loro modo anche molto divertenti. Non c'era tipo qualcuno che magari se non veniva era uguale, no? No, perché ogni membro del gruppo ha dato un contributo assolutamente. Ecco, e l'Oscar a chi lo dà invece? L'Oscar per la presenza? Beh, ovviamente agli amici storici. No, no, uno, ne puoi dare uno solo, non tanti. Margherita e Elena. Alla coppia. Ah. E il posto? Il posto più bello è il film che non mi ricorderò mai come si chiama, dove abbiamo fatto Rafa. Pacuares. Pacuares. Ciao. Ciao. Vai. Attilio Villa. Perfetto. Ti è piaciuto il Costa Rica? Sì. Perché? Perché è un paese pieno di natura. Ma un posto in particolare che ti ha colpito? Credo... Montezuma. Che mi ha colpito, anche se non è che mi sia piaciuto da me. Però ti è colpito di più? Sì. E invece un posto che tutto sommato se non facciamo era meglio? Ma forse per quanto riguarda l'albergo, quella Camarino, perché Flamingo non è che sia stato il massimo. Ah sì, vero, quello americanone. Esatto. E col gruppone come ti è sembrato di stare? Bene? Alla grande proprio. Tutti simpatici allo stesso modo, no? No. Ma, ma nessuno però sul culo pesantemente, sì. Quindi tutto sommato è andata bene. Con la Monica? Benissimo, benissimo.
ciao. Ciao. Dunque, tu sei stato anche il cassiere addirittura di questa vacanza. Hai tenuto la cassa comune. Allora, sinceramente, è stata l'unica rottura di coglioni o ce ne sono state delle altre anche peggiori? Ce ne sono state anche molto peggiori. Ti va di dirne una? L'albergo l'ultima sera, la penultima sera. Qual era la penultima sera? Quella Manuele Antonio? Ah, la scelta dello scelta del albergo Manuele Antonio. Ho capito benissimo. E il posto che ti è piaciuto di più invece? Tortuguero. Ma complessivamente ti sembra un bel paese? Sì, ma non eccezionale. Ne hai visti di meno interessanti o è forse quello meno interessante che hai visto nei tuoi viaggi? No, meno interessante no, altre pari meno. Mi è piaciuto più il mare. E senti, è un posto che tornando indietro non staresti a rifare? No, rifarei di sicuro perché comunque non è possibile venire. Senti, 16 sono troppi? No, sono troppo pochi. Perfetto, ciao Giancarlo. Elena Carpani. Senti, tutto bene con te non si può dire mai. Ecco, esatto. Però, complessivamente, meglio o peggio? Di quello che mi aspettavo. Sì. No, diciamo che mi aspettavo. Parla voce più alta. Mi aspettavo molto di avere delle emozioni molto più forti. Sì. Dalla natura. Sì. Sapendo che altro non c'era che natura. Sì. Immaginavo cose meravigliose, fiori. Sì. Giganteschi, animali dappertutto. E invece tutto sommato no, è stato un viaggio molto equilibrato da tutti i punti di vista, senza particolari emozioni dai luoghi e dalla popolazione. Detto questo, direi tutto più che bene. Qual è il posto che ti è piaciuto di più, però, dovendo ricordartene uno? Direi Montezuma. E meno? Montezuma, la giornata in cui siamo partiti, meraviglioso. Il posto che mi è piaciuto meno, ma come credo a tutti, è Monte Verde. Per la pioggia e anche, sì, per la pioggia, perché la Renal, dove il tempo non è stato altrettanto, cioè è stato bello, però secondo me quello che abbiamo fatto, la città a cavallo, mi ha iniziato da morire. Senti, viaggiare in 16 ti è piaciuto? Viaggiare in 16 mi è piaciuto, era tanto come lo dicevo dopo il nostro viaggio in India, ho scoperto di avere comunque una grossa capacità di adattarmi, ma certe volte un po' senso di ribellione che magari un desiderio di autonomia da controllare. Senti, Oscar alla vacanza chi lo dai? Uno solo puoi darne, uomo o donna, scegli tu. Oscar della vacanza. Sì, e non puoi dire la Margherita. E non posso dire, no. La Margherita, no, non posso. E devi. Dai, va bene, fra le tante scegli una. Va bene, la Isa. Ciao. Isa perché la conoscevo meno e perché la trovo fantastica. Ciao Elenina. Ciao, grazie. Vai. Davide Steccanelli. Ciao Davide. Ciao. Allora, la prima volta che io faccio questa cosa, sono abbastanza emozionata. Allora Davide, quanti viaggi hai fatto con i tuoi amici da organizzatore? Da organizzatore da quando ho ceduto il Peroni, quindi prima è stato quello negli Stati Uniti che li ha fatti insieme. Forse l'India. Ah no, hai ragione. Quindi sono oggi, in questi 5. E rispetto agli altri viaggi, come hai trovato questo in Costa Rica? Molto facile. Viaggio molto facile, divertente, nel senso molto vacanziero, oggettivamente il paese non è straordinario, però belloccio. Cosa vuol dire belloccio? Che cosa ti è piaciuto di più? Beh, Tortuguero è la cosa più rilevante, nel senso che è la cosa più straordinaria che non vedo da altre parti. E complessivamente un paese comunque con dei bei colori, che non è un posto brutto, quindi un paese di vacanza, molto di vacanza. Senti Davide, ma tu che sei un super moderno, uno che ama l'America, le città, come la natura? Ma questa è una natura molto americana. Comunque a me non piace più andare a una città in America. Ah no? È infatti un po' troppo. Strana questa cosa. È la natura americanizzata, è come andare a Disney. Come andare a Disneyland? E se dovessi dire quello che ti è piaciuto di più? Tortuguero. Perché? Perché è peculiare, perché non lo trovi da altre parti. Mentre c'è Vulcano, bello, ma ci sono più belli. Le spiagge belle, trovi un sacco. Palme ne trovi tante di belle, vegetazione ne trovi tante. Tortuguero è l'unica cosa che sono meno assurda. Che cosa ti ha divertito di più? Proprio divertito?